Una parte del convegno Futuro Periferie e la cultura rigenera è dedicata ai protagonisti della rigenerazione urbana. Vogliamo capire quali sono gli attori principali di queste esperienze, quali risorse hanno a disposizione o non hanno a disposizione e quali sono i ruoli che svolgono all'interno di questi percorsi. In particolare, visto che una serie di esperienze nasce dal basso, da un'istanza dal basso, vogliamo capire che relazioni si possono porre tra alto e basso, tra attori istituzionali e attori sociali. Alcune di queste esperienze ci mostrano infatti come può essere riorientato un progetto, come può essere riorientata un'iniziativa perché produca effetti durevoli nel tempo e si autosostenga, raggiunga una sostenibilità dal punto di vista economico. Questo riorientamento viene operato spesso attraverso la messa in gioco di risorse relazionali e di risorse conoscitive. Relazionali perché c'è sempre bisogno di allargare la schiera dei soggetti coinvolti in queste esperienze e di facilitare il confronto tra queste esperienze, e anche il convegno in questo senso opera probabilmente un contributo. E le risorse conoscitive sono importanti nel momento in cui serve formare i protagonisti di queste esperienze e consolidare le strutture di gestione in modo tale che durino e si sviluppino nel tempo. Un progetto culturale attraverso questi apporti può divenire così un riferimento per più soggetti che lo sapranno apprezzare o quantomeno lo considereranno come un nuovo servizio, un servizio innovativo o un elemento di miglioramento di quello che è la qualità urbana di un dato contesto, di quello che è la qualità della vita nelle periferie.